da Matteo Piritano, Eleven Sports Live dallo stadio Nicola Ceravolo per la sfida valevole per la quarta giornata di ritorno, quella tra Catanzaro e Audace Cerignola. Ha smesso di piovere da pochi, è rimasto in campo giocabile ancora per il 92 che prova a metterla dentro, palla velenosa, Saracola prolunga di fatto con la mano, angolo per il Catanzaro, cercare Sunas, la sfiora appena d'ausilio, palla sui piedi del Greco, l'ex Perugia osserva la situazione, poi va nello stretto con Iemmello, Ghion sempre nello stretto, Iemmello passa la palla tra le gambe di Saracco, poi resta lì il gol di Biasci, regolare, Catanzaro in vantaggio, si sblocca il match, 25esimo minuto, ancora lui, ancora Tommy Biasci, la biscia molto folta. Provano a ostacolare la visuale con la seconda mini barriera, quelli in maglia rossa, Van de Putte, dovrebbe essere lui ad andare col destro a giro, parte il belga, forte deviazione, gol di Van de Putte, Catanzaro 2, Audace Cerignola 0. La punizione che ha portato al gol di Van de Putte, proprio il belga, lo aspetta Schick, prova a dare una mano anche l'Angela che non lo tiene, Van de Putte cambia passo, Van de Putte col destro. Deve chiudere in angolo Saracco. D'ausilio, viene incontro da Andrea che sbaglia in maniera clamorosa il tocco per i suoi. Allora Iemmello a testa alta, palla per Biasci, due passi dentro l'area. Biasci, determinante l'intervento di Saracco. Palla che resta lì, dopo l'acrobazia di Biasci, allontana Bianco in maniera definitiva. Verna vuole palla in mezzo su Nas, Verna altre intenzioni, l'imbucata per Iemmello. Osserva la situazione, saltato secco Coccia, ancora Iemmello al limite dell'aria, Iemmello, palla per Ghion, si chiude il angolo, Iemmello, 3-0 del Catanzaro, che giocata da parte di Pietro Iemmello, tutti sotto la cassa, la curva, Massimo Capraro ad abbracciarsi. Poi scivola anche, ma ancora una volta Ghion più reattivo, Ghion che ha iniziato bene questa ripresa, palla nello spazio per Van de Putte che apre a memoria dalla parte opposta, Saracco in ritardo, il tocco sotto dell'illustrissimo Pietro Iemmello, 4-0, Luna Park attivato. Playoff, Martinelli a cercare Van de Putte che si è allargato sulla destra in questa situazione, lo stesso Van de Putte riconquista in qualche modo il pallone, poi Curcio va ancora dal belga, lo scarico a cercare Sunas che arriva poi sul pallone col piede, Saracco a dire no, poi Situm in qualche modo mantiene il possesso, Van de Putte, campo è praticamente finito e allora il belga torna all'indietro di calciomercato, Rolando che trovato poco spazio fin qui per via di un infortunio molto lungo che lo ha tenuto lontano dai compagni per molto tempo, intanto palla al bacio per Ciaci che prova ad arrivare sul pallone in acrobazia, i riflessi, fischia adesso tre volte, dice che può bastare così Petrella di Viterbo, vince il Catanzaro.